Ciao italiani, voglio mostrarvi il nostro prodotto quasi perfetto, il nostro Kraft Macaroni and Cheese. E cos'è? È un tipo di pasta e formaggio unico per noi, come ho detto, perfetto ogni volta, e costa poco, è una parte della nostra infanzia. Tutti lo amano e se non ci fossero delle conseguenze negative lo mangerei ogni giorno. Questo è parte del nostro patrimonio culturale. Noi non abbiamo una cultura, una tradizione di mangiare i formaggi freschi. No, tutti vieni dentro questa scatola. È già pronto, più o meno già pronto. Dobbiamo cucinare, dobbiamo fare qualche passi nella cucina, cioè aggiungere il burro e il latte, ma alla fine questa è per noi la cucina. Il mac and cheese non è cambiato in quasi 80 anni, forse con l'eccezione di la sostituzione di coloranti, forse bannati Unione Europea, ma oltre a questo rimane lo stesso. Potete vedere la qualità del prodotto, puoi vedere com'è cremosa, com'è vellutosa la salsa è. C'è una consistenza che si scioglie in bocca e secondo me si migliora in frigo di notte. Vediamo cosa c'è dentro la scatola. È geniale perché è semplicemente la pasta più un pacchetto di formaggio in polvere. Vi chiedete cos'è il formaggio processato? Ovviamente non è formaggio, ma è un prodotto industriale fatto con formaggio, ma è aggiunto altre cose come coloranti, preservanti, olio di semi, eccetera, che rendono il prodotto più stabile per immagazzinare o per rimanere fresco sul scaffale, eccetera. O forse più importanti sono gli agenti di emulsificazione che rendono un prodotto sempre liscio, sempre consistente ad ogni temperatura, e questo non è possibile con il formaggio vero. Va bene, cominciamo a far bollire una pentola con acqua e aggiungiamo un po' di sale. E poi aggiungiamo il pacchetto di pasta dentro. Ci vogliono 7-8 minuti per cuocere. E poi scoliamo tutto. Gli americani non risparmiano l'acqua di cuocere. È tutto buttato via perché è considerato scarica. E adesso siamo arrivati al punto criticale di preparare la salsa. Io uso meno di 50 grammi di burro. Io sciolgo questi 30 grammi di burro a una temperatura abbastanza bassa perché ovviamente non vogliamo bruciare il burro. E poi possiamo aggiungere il 60-70 grammi di millilitri di latte. Ecco il punto criticale nella preparazione della salsa. È importante di evitare la formazione di peti grumosi della salsa. Così quello che faccio io è mescolare la pasta dentro il liquido. Quello che vogliamo fare è creare un substrato per accettare il polvere. In questo aggiungo cautamente e lentamente il polvere, mescolando continuamente
il misto, perché è molto importante di creare una salsa liscia, perfetta. Questo è un aspetto del piatto molto importante. E fidatevi, agitate continuamente, lentamente, si forma la salsa perfettamente perché è un processo chimico. Fidatevi, viene liscio. E lascio riposare qualche minuto perché si addensa la salsa in un stato quasi perfettamente e perché si congela. Ma perfetto, allora, in qualche minuto viene perfetto. Basta mettere in piatta e goderlo. E può essere servito come una cena completa perché negli anni 30, durante la Grande Depressione, era una cena sostanziale intera per centissimi, ma adesso in questi giorni è servito frequentemente con dei wurstel o se fosse benestante con il pollo fritto surgelato. Grazie per aver visto il mio video e se avete l'opportunità di provare questo piatto, ti raccomando di farlo. Grazie, ciao a tutti!